Ragazzi, oggi ci stanno tante personalità, dal CT Davide Cassani al fratello Michele Scarponi e tanti altri campioni, ex campioni del ciclismo, però non me la sento di intervistare queste persone in questa giornata così speciale e quindi vi lascio con il video di Diego De Crescenzi, campione italiano. Almeno guardiamo una cosa divertente in questa giornata triste e rispettosa. Basta, vittime della strada. Occhio, eccolo, questo è il ragazzetto qua. Guarda. Guarda. Madonna! Là là. Bravo! Diego Crescenzi! Il messaggio forte! Sei un giovanissimo, riesci a fare queste cose attraverso la forza dell'attenzione, della concentrazione, del rispetto di regole non scritte. Come mai un adulto non su due ruote, anzi su una, come vedete esibirsi Diego, ma su quattro ruote sulla terra ferma non riesce a far di meglio? Si può fare sicuramente di più, attenzione, concentrazione, soprattutto no all'uso di smartphone alla guida. Diego non porta con sé smartphone in questo momento, ma è concentrato su quello che sta facendo e vi assicuriamo che non è assolutamente semplice, ma lui riesce a far sembrare semplice ciò che... La strada è di tutti, a partire dal più fragile. Stiamo leggendo dei cartelloni, associazioni che arrivano da tutta Italia e tante, tante mamme, tanti papà con le pettorine, con un'immagine sul proprio cuore, scritto dentro, scritta dentro il proprio cuore e descritta da una maglietta. Per ricordare un figlio perduto sulla strada, un marito perduto, una persona cara, non è possibile tornare indietro, il nostro slogan, non è possibile. E quindi attenzione, attenzione sulla strada, ma soprattutto un richiamo alla responsabilità di chi ha responsabilità, le istituzioni che debbono con leggi certe, con infrastrutture, strade sicure, garantire le condizioni perché la strada non diventi una vena. Ed ora attenzione, attenzione. Guardate cosa è capace di fare Diego. Anni di allenamento, era solo un bambino. Ora è Diego Crescenzi, campione d'Italia d'Europa. Allora, fai il nostro gesto. Diego, il nostro basta vittime della strada, basta vittime della strada, basta vittime della strada, basta morti in strada, precedenza alla vita.